Il terrorismo è innanzitutto comunicazione, questo è un punto di partenza che noi dobbiamo considerare. L'obiettivo del terrorismo, spesso lo dimentichiamo, è fare paura e fare terrore. La paura e il terrore si fa attraverso la minaccia è comunicazione, quindi io faccio paura prima ancora di attuare l'atto che minaccio. Questa è la strategia che guida il terrorismo, che poi viene a colpire soprattutto il terrorismo che stiamo affrontando ora, diffuso, pervasivo, delocalizzato, pertanto imprevedibile, quelli che chiamiamo soft target, necessariamente dei bersagli che sono aperti, che sono facili, che sono a impatto estremamente rilevante nella quotidianità della nostra vita. Purtroppo siamo di fronte a un terrorismo che ha spiegato come usare le armi della quotidianità per colpirci, e questa è la nuova consapevolezza che dobbiamo avere. Difendersi comincia dalla consapevolezza che i sistemi aperti, come è un centro commerciale, non si securizzano chiudendosi, chiudendo le porte, altrimenti doveva finire il nostro business. Dobbiamo cambiare mentalità, modo di vedere le cose, e riuscire, oggi è possibile, a rendere più sicuro il centro commerciale mantenendolo aperto, garantendo il business, mantenendolo di fuori però di questo i terroristi che ci minacciano. Quindi consapevolezza, competenza, comunicazione e relazione sono le chiavi che ci permettono di rendere più sicuro business e la quotidianità, perché questo è il punto fondamentale.